Un buco da oltre 1 milione di euro tra debiti e passività per l'ente Manifestazioni Pescaresi, accumulato in un tempo relativamente ristretto dal 2022 al 2024, con insolvenze importanti a fornitori e stipendi ai dipendenti fermi al mese di agosto. L'amministrazione comunale corre ai ripari, forse tardivamente, azzerando il CDA e nominando un amministratore unico, quell'Angelo Valori che già nel 2017, in quella circostanza come presidente del Consiglio d'amministrazione, era riuscito a risollevare le sorti di uno degli enti più prestigiosi, riconosciuto dal Presidente della Repubblica come ente morale, pensate, 72 anni fa. Intanto, come si è arrivati fino a qui? Se lo chiedono in molti, se lo chiede da tempo Carla Tiboni, presidente dei Premi Floiano, che in passato ha spesso puntato il dito sulla mancanza di trasparenza nella gestione amministrativa dell'ente Manifestazioni Pescaresi. I finanziamenti che sono stati ricevuti e sono elevatissimi, perché non hanno contribuito a pagare tutti quei fornitori che oggi stanno procedendo con i decreti ingiuntivi, con i pignoramenti presso terzi? Ricordiamolo, e non è sicuramente un fatto positivo, che un pignoramento presso terzi è stato fatto anche presso il Ministero della Cultura. Quindi le domande sono tante e soprattutto la riflessione ulteriore è questa: già l'ente manifestazione è penalizzato dalla chiusura del Teatro d'Annunzio. Il Teatro d'Annunzio non riaprirà prima di 3 anni. Adesso c'è questa ulteriore criticità di insolvenza gravissima. E qual è il futuro dell'ente? C'è un futuro per l'ente o si va verso la messa in liquidazione? Decreti ingiuntivi e pignoramenti già partiti, come ha potuto verificare da un accesso agli atti il capogruppo del PD in Consiglio Comunale Piero Giampietro. E il Comune sapeva di questa drammatica situazione già da luglio scorso. Perché non è intervenuto tempestivamente? Ora si è scelta la strada dell'amministratore unico. Crediamo che fosse stato più giusto che il Comune facesse un appello a tutte le più alte personalità culturali della città per fare fronte comune e salvare l'ente, che è la più grande istituzione culturale della città, fare fronte comune e magari mettere al vertice una personalità di altissimo respiro sul piano tecnico, professionale, un commercialista, un avvocato. Aver scelto un ottimo artista, crediamo che possa essere una scelta di respiro un po' più corto, non entro nel merito della figura scelta, parlo del profilo chiaramente, nulla contro la persona scelta, però è ovvio che la scelta fatta anche di concentrare tutto il potere nelle mani di una persona ci lascia molto perplessi. Cosciente del severo compito, ma anche della possibilità di uscirne fuori, Angelo Valori già al lavoro per valutare al meglio la situazione. Nel 2017, quando fu chiamato in qualità di presidente del consiglio di amministrazione a risollevare le sorti dell'ente, la voragine era più ampia, eppure l'obiettivo fu raggiunto. Ma ora la figura è diversa, non più alla guida di un collegio, ma uomo solo al comando. Ma naturalmente non sarà un incarico che svolgerò da solo, è chiaro che mi avvarrò di competenze e consulenze che sono quelle già presenti innanzitutto all'interno dell'ente, cioè il nostro commercialista, fiscalista. Chiederò un supporto al Collegio dei Revisori dei Conti, quindi chiaramente non sarò solo, insomma, in questa avventura. Operando tutti, che non è scontato, con la volontà di salvare l'ente, di far sì che questo ente continui ad operare, io sono ottimista sul fatto che si possa raggiungere questo obiettivo. Il dubbio è relativo a chi vuole salvare l'ente.